Benvenuti fratelli, il nostro incontro quotidiano con la parola venerdì della settima settimana del tempo ordinario, continuazione del quinto capitolo della lettera di San Giacomo Apostolo. Fino a ieri parlavo molto sul rapporto con le cose, con i beni materiali e oggi va un po' più profondo con il rapporto intrapersonale e ma anche a vedere quello che possiamo dire la vocazione personale. Ascoltiamo. Non lamentatevi, fratelli, le uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Non è che non sparlare dell'altro o non giudicare l'altro per paura al giudice. No, è perché l'altro è un figlio di Dio e giudicare un figlio di Dio vuol dire giudicare al papà, giudicare a Dio Padre. E si entra in una specie anche di bestemmia, oltre una mancanza d'amore gravissima, no? Perché giustamente, perché lamentarsi dell'altro? Perché non benedire? No? E questa è la nostra mancanza dell'amore. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Sì, ricordiamo che i profeti non volevano tanto essere annunciatori, o si sentivano indegni, o giovani, o non adatti per la missione. E poi la sorte di tutti i profeti, tutti quelli che annunciano la verità e la persecuzione, anche la morte e la persecuzione, il giudizio, la condanna, molte volte dall'entorno che disse avere della fede e non né tanto da quelli che sono da fuori, se no purtroppo di quelli che sono accanto. E metto un altro esempio. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che le riservo al Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Che bello! Una raccomandazione: leggere il libro di Giobbe, questo prototipo del credente che si fida sempre di Dio pur sperimentando la persecuzione diretta dalla brutta bestiaccia che le fa soffrire in tutti i sensi, toccando i beni materiali, toccando la famiglia, toccando la propria salute, però in nessun momento Giobbe bestemmiò o si lamentò. Pur veniva preso in giro dagli amici, detti credenti, perché lui doveva apostatare di questo, no? Di essere fedele a Dio. Come? Tu puoi continuare ancora ad essere fedele a Dio con tutto quello che ti sta succedendo, comportandoti così bene? Quante volte io e te abbiamo sperimentato questo? Come? Per fare del bene sperimentiamo l'ingiustizia, per fare del bene Dio permette la sofferenza e io credo che è una lezione che me la dà e te la dà grande. Siamo chiamati beati, perché? Perché siamo stati pazienti. E paziente significa riposare in lui, riposare in lui. Questo ha fatto Giobbe, ha riposato con tutte le sofferenze, ha riposato in lui. E alla fine è stata una donazione, una benedizione incommensurabile da parte di Dio. Continua già come dicendo, soprattutto fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra. Non fate alcun altro giuramento, ma il vostro sì, sia sì, e il vostro no, no, per non incorrere nella condanna. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Perché dice questo? Non giurare. È perché sembrerebbe che la parola d'uno, la voce d'uno, non tiene autorità. Ah, perché mi possano credere, devo giurare? Vuol dire che sei un bugiardo, vuol dire che noi non abbiamo annunciato. Invece, se non c'è bisogno di giurare, è perché la nostra parola è verace. E perché la nostra parola è verace? Perché quello che noi diciamo sì, e quando diciamo no, è no. Non che se è un po' ambigua la cosa. No, è sì, no, no. Tu credi che il Signore permette la sofferenza per purificare i peccati? Credo, Signore. Quindi, gloria a Dio, con questo spirito che abbiamo ricevuto, andiamo sempre avanti. Sa benedica.